Salve a tutti e grazie di essere qui anche oggi. Vediamo insieme le anticipazioni di Endless Love. Nihan e Kemal sono riusciti a risalire ad una donna che il giorno della morte di Ozan entrò nella sua stanza d'ospedale e sistemò sia il suo corpo e sia la camera in sé, in modo tale che sembrasse che il ragazzo si fosse tolto la vita. Questa donna, tale Anil, è quindi sicuramente collegata alla persona che ha ordinato la morte di Ozan. Anil gli conferma ciò e Nihan e Kemal, con uno stratagemma, riescono ad organizzare un incontro con questa persona misteriosa. La donna intanto viene piantonata da Zeir. Mushgan ha iniziato a riprendersi e parla con suo figlio, al quale qualche giorno prima ha detto che sta diventando come suo padre Galip. Emir spiega a sua madre che del resto lui ha passato tantissimo tempo con Galip, visto che lei purtroppo per troppi anni non è stata bene e gli è stata lontano. Emir le chiede se ricorda cosa accadde il giorno dell'incidente, ma questa gli racconta una bugia e gli dice di no. In realtà Mushgan ricorda benissimo che il suo calvario iniziò proprio a causa di Galip, che la spinse giù da un terrazzo, facendola cadere sul suolo. Ed Emir a quei tempi aveva solo 5 anni. Emir ricatta Nihan. Vedendola sempre più distante da lui, le chiede se vuole il divorzio e si dice anche pronto a separarsi da lei. Sembra un miracolo, ma in verità non lo è, perché il Koskoglu ha in realtà un asso nella manica. Anian infatti mostra delle foto che la ritraggono insieme a Kemal e che quindi dimostrano che lei sta avendo una relazione extraconiugale. A questo punto le dice che il giudice, dinanzi a queste fotografie, non le affiderebbe sicuramente la custodia di Denise, poiché la reputerebbe una donna immorale. Nihan, quindi, perderebbe sua figlia. Il giorno seguente, Nihan e Kemal si preparano ad incontrare l'assassino di Ozan. La Sezin è felice di ciò, tant'è che va a trovare suo fratello e suo padre al cimitero. È convinta che presto verrà fatta giustizia e i suoi cari potranno finalmente riposare in pace. Kemal la raggiunge al cimitero. I due poi insieme si apprestano a raggiungere il luogo, precisamente un capannone, dove si terrà questo incontro. Nel frattempo Zeynep viene rapita dagli uomini del Koskoglu. La ragazza viene anche sedata e fatta addormentare. In realtà, la persona misteriosa che i nostri innamorati dovranno incontrare è Emir. Lui, infatti, era la persona in contatto con Anil e proprio con lei, di nascosto, ha organizzato tutto. Emir, però, ha pianificato di far trovare Zeynep nel capanno a Kemal e Nihan e fargli capire che quindi è stata lei ad uccidere Ozan. Ed è convinto che, dinanzi a questa amara verità, Kemal e Nihan si separeranno per sempre. Gli uomini di Emir infilano Zeynep, che è priva di sensi, seduta in una sedia in un pacco regalo. Poco dopo, Kemal e Nihan arrivano al capanno, vi entrano e nel bel mezzo vi trovano questo grandissimo pacco regalo con tanto di fiocco rosso. Un po' intimoriti, i due si avvicinano. Kemal apre il pacco e all'interno vi trovano una sedia. Una sedia che però è vuota. Nihan quasi impazzisce, si sente presa in giro e si mette ad urlare, convinta che la persona misteriosa sia lì ad ascoltarla e a guardarli di nascosto. Kemal consola la sua amata, la stringe a sé e le chiede di non perdere la speranza. Scopriranno la verità, questo è poco ma sicuro. Ma cos'è successo? Non doveva esserci Zeynep nella scatola? Sì, ma è accaduto qualcosa che ha cambiato le carte in tavola.
perché nel momento in cui Emir stava uscendo dalla sua impresa per recarsi all'incontro, è arrivato Hakan, che gli ha svelato che Zeynep è incinta. Hakan, infatti, in mattinata ha trovato il test di gravidanza della ragazza ed ha scoperto tutto. Non le ha detto però nulla ed ha fatto finta di niente. Si è solo recato da Emir per dirgli, tra le cose, di lasciare la Soidere in pace. Sapere ciò è stato un fulmine a ciel sereno e per questo Emir ha cambiato idea. Così si è precipitato al capanno, ha aperto il pacco regalo, ha svegliato Zeynep e l'ha portata via da lì, nascondendosi dietro ad una porta, perché in quel momento stavano arrivando proprio Kemal e Nihan. A Zeynep però sono cadute delle chiavi, che vengono trovate da Kemal nel momento in cui, insieme a Nihan, si mette a cercare nel capanno la persona misteriosa ed apre la porta dietro la quale Emir si era rifugiato con Zeynep prima di scappare via definitivamente. Lontani dal capanno, Zeynep si riprende, visto che tempo prima era stata sedata. A questo punto chiede ad Emir cosa sia successo e lui le spiega tutto. Le dice che voleva consegnarla a Kemal e far scoprire a lui e a Nihan che è stata lei ad uccidere Ozan. La ragazza si infuria, dice che lei non aveva intenzione di uccidere il suo compagno, ma voleva solo zittirlo. Emir le risponde che il passato non si può cambiare. Zeynep però chiede al Kozkoglu perché abbia cambiato idea e l'ha tirata fuori dalla scatola. Spera che lui le sveli che lo ha fatto perché la ama, ma Emir le risponde che ha cambiato idea grazie a sua figlia Denise, che lo sta rendendo un uomo migliore. Bella scusa. Naturalmente non le dice che ha scoperto che è incinta. Poi la lascia in mezzo alla strada e le dice di chiamarsi un taxi.